Non vedevo l'ora, ragazzi, di tornare a registrare, ma soprattutto di registrare questo video, che è il video che stavate aspettando, ovvero il video haul sui saldi. Sono piena da settimane di buste, bustine, bustette, piene zeppe di cose comprate con i saldi, meravigliose, cioè meravigliose. E quindi eccomi qua finalmente a mostrarvele. Comincerei con H&M e H&M. Ho comprato, avete presente tutti gli orecchini dello stand? Tutti gli orecchini dello stand, perché erano tutti a 3 euro, 2 euro e avevo voglia da tantissimo tempo di orecchini belli, importanti, colorati e pieni di nappine. Quindi il primo che ho preso è questo orecchino blu con diverse sfumature. Non mi piace molto l'oro, però vabbè, vedrete che mi sto appassionando anche al dorato, che fino a qualche mese fa proprio va de retro solo argento. Poi ho preso anche questi sul fucsia con queste pietrone, li ho trovati anche questi molto molto carini ed effetto. Non lo so, questi orecchini veramente con le nappine sono molto d'effetto. Ah, poi ho preso questi molto semplici. Praticamente non ce ne sono più perché li ho già usati e li avrò già persi probabilmente, perché sono i tipici orecchini ad anelli, gli anellini dorati, perché ho comprato delle collerine dorate che necessitavano di orecchini a cerchio dorati, però i più belli ve li faccio vedere. Sono questi qua, questi sono semplici per un po' più grossi, questi qua invece hanno, non lo so, delle incisioni e sono carini, fini, da mettere anche in spiaggia. Così si rovineranno tantissimo, ma fa lo stesso. In spiaggia quest'anno, fissa totale con orecchini a cerchio e collanine piccoline, dorate, sovrapposte, topadoro. Dopo vi faccio vedere che ho comprato anche cosine di questo genere. Avete visto un orecchino volante? Sì, avete visto bene. Poi ho preso ancora questi orecchini, sempre con le nappine, di questo color grigio molto molto chiaro. C'erano anche tipo argentati, oro rosa, dorati, ma mi sembravano eccessivamente pacchiani e plasticosi. Ho preferito questi qua. Poi neri, più semplici, così. Ho già questi neri, però questi qua sono un po' piccolini, mentre questi qua sono un po' più importanti. Questi costavano soltanto 2 euro, capite che neri li abbinato a tutto, quindi li ho presi subito. Poi ho preso questi gialli, questi qua gialli con, non sono nappine, sono tipo pompon, che ho trovato molto molto carini da abbinare bene. Tra l'altro ragazzi, in questo haul vedrete tantissimo colore, cosa che non è mai successa sul mio canale, però sì, mi sto convertendo i colori, non totalmente, però poi ho preso questi orecchini, come direbbe la mia amica la Sbi, queste campane, io dico questi semicerchi, semianelli, belli, importanti. Anche lei ha presi questi, però sul rosso, io li ho preferiti argentati, continuano a volare orecchini come se non ci fosse un domani. Poi ho preso questa collanina, proprio per il discorso che vi dicevo prima, sovrapposizioni, collanine dorate con tutti i pendaglietti, questa è molto molto carina, è già così, doppia, cosa che adoro. E questi sono tutti i pendaglietti che ci sono, le trovo bellissime queste collane da mettere soprattutto con le scollature, oppure con i vestiti quelli a fascia così. Poi ho preso ancora questi orecchini, sempre dei H&M a 3 euro, a lobo, molto carini, sul verde. E poi una tresciata proprio immane, 4 euro, dai H&M, ho detto, voi siete miei. Sono più grossi di me, mi rendo conto che faccio un po' ridere, però erano troppo miei, nel senso mi sono innamorata con tutti questi brillantozzi. Non mi imbarazzo neanche più di tanto, devo essere sincera, ad uscirci. Ho detto, li prendo ma non li metterò mai, in realtà li sto mettendo, con che coraggio? Non lo so neanch'io, però li sto mettendo. Sempre in tema collanine dorate, ho preso da Zizou, che è un negozio che c'è qui a Torino, ma c'è anche il negozio online, questa collana meravigliosa. Questa l'ho pagata sui 10 euro, ma durante i presaldi, e ci sono tutti questi pendagli sul rosso, tra cui il cornetto, che quest'anno non può mancare. Ferro di cavallo, altro cornetto e tiè, va da retro, sfiga, e ne ho bisogno nella mia vita perché mi è una gioia, quindi questa qui spero mi porti fortuna.
proprio perché ho comprato tutti questi orecchini, avevo bisogno di un altro porta orecchini, perché quello che ho, aspettate, questo qui è praticamente pieno. Adesso vedete dei buchi mancanti perché non ho mai voglia di metterli dentro e quindi sono tutti sparsi in giro per casa, però è pieno totalmente, ve lo assicuro, quindi ne ho comprato un altro da mettere lì vicino e poi posso mettermi a venderli. Non so dirvi bene dove prendere questi contenitori perché li ho presi in un negozio cinese tipo a 7-8 euro, però li vende anche D-Mail, che è un negozio fighissimo che vende tutte le cose per la casa più strane, però anche molto molto utili. Poi continuiamo con Pull&Bear, lo sapete che dopo tè al limone o tè alla pesca, questo è il secondo quesito della vita, Pull&Bear o Pull&Bear. Comunque, ho preso delle cose non in saldo, cosa non da me. Io non compro mai cose non in saldo durante i saldi perché è un affronto veramente alla mia etica degli affari. Però ho visto conchiglie, sapete quest'anno quanto sono cool in spiaggia le conchiglie e quindi non potevo non averle. Questo è un paio di orecchini pagato 6,90 se non sbaglio, con questi pendagli. E poi ho preso anche la collana abbinata, ovviamente, soltanto che è troppo lunga, come vedete. E quindi ci farò una modifichina e la farò un po' più corta, ed è dorata con tutte le conchiglie appese. Oltretutto sto cercando disperatamente cercasi il choker con le conchiglie. Adesso, andando giù verso Salerno, Napoli, spero di trovare in qualche bancarella un choker con le conchiglie. Ragazzi, i gioielli quest'anno non finiscono mai perché ho comprato anche da Accessorize, spuntano sacchetti nel mentre come dalla borsa di Mary Poppins. Ho preso un'altra collanina di queste qui dorate, molto sottili e fini. Questa è anche una meraviglia, con queste mini nappine colorate con l'occhio, top. Questa è veramente stupenda e l'ho pagata sui 7 euro. Continuerei con The Zenith. Allora, da The Zenith ho comprato due bralette che io utilizzo in realtà da reggiseni, però effettivamente se si vedono un po' dalla scollatura o dal vestito o dalla maglia ci stanno bene perché sono molto 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 fighi. La prima bralette barra reggiseno, non so bene come chiamarla, è questo qua, stupendo ragazzi, me ne sono totalmente innamorata. Questo qui è il mio preferito ed è di questo bel rosa Barbie con questi ricamini, adoro. E poi l'ho preso anche in blu, è un modello leggermente diverso, preferisco l'altro perché l'altro forse era in edizione limitata, mentre questo qui è della linea permanente. Però di questo bluette era un mix tra blu elettrico e bluette, quindi mi è uscito un po' strano, carino, molto molto. Forse ho preso anche le parti di sotto, può essere, sì, per fare il completo. Tutto molto interessante. E poi ho preso anche un costume che purtroppo non sono in saldo, però vabbè, era molto molto figo, ed è questo qui con tutti gli occhietti in questo tessuto molto molto elastico. Allora, devo dire che le fasce sono i costumi che mi stanno meglio, io faccio super difficoltà a trovare costumi che mi stiano bene, e da The Zenith vi giuro volevo 20 costumi, li ho provati, mi stava bene soltanto questo. Però vi posso assicurare che ci proverò ancora, proverò a provarne altri perché non mi do pace di questa cosa, che non mi stiano bene i costumi di The Zenith. La parte sotto è meravigliosa, piccolina piccolina come piace a me, così con l'elastico qui, è fighissimo questo costume. Poi ho comprato da Terranova un po' di cose basics, molto molto basic ma molto carine secondo me in estate. Allora, due vestitini sono questi qua in simil raso, molto molto leggeri, freschi, così un po' stroppicciatini, io li trovo carinissimi abbinati ad una cintura in vita, e quindi l'ho preso sia nero che grigio. In teoria questi li avevo presi non in saldo, tipo 15 euro, adesso sono in saldo 9 euro, quindi io fossi in voi correrei proprio. Questo qui nero ovviamente è un po' più versatile, più che altro perché dietro è molto scollato, quindi dovete fare un attimo attenzione anche lateralmente, dovete fare un attimo attenzione sul reggiseno da abbinarci, però non so, sono molto freschi, li adoro tantissimo. E poi sempre da Terranova ho preso altre cose molto molto basic di cui avevo bisogno. Terranova secondo me è il top per le cose monocolore,
per, sapete, le magliette da abbinare su qualsiasi cosa. C'è anche Primark che è top in questo, ma io non ce l'ho vicino, quindi mi accontento di Terranova. Però c'è da dire che Primark ha le cose proprio basic. Questi invece sono dei modelli un po' più carini. Per esempio, ho preso queste magliettine. Sono fatte così, che stanno sulle spalle, lasciano appunto le spalle scoperte, che adoro tantissimo, stanno belle aderenti e sono a costine. E questo modello l'ho preso appunto sia bianco che nero e lo utilizzo veramente tantissimo, perché io utilizzo tante gonne, tanti pantaloncini e magari sono a fantasia e sto proprio bisogno di qualcosa proprio molto semplice, però questi sono anche un po' sfiziosi come modelli. E poi ho preso nella colorazione verde, bianca e nera questo modello ancora un po' più aderente, che si può mettere tranquillamente anche di sera, cioè si può abbinare in qualsiasi modo, con il choker, la scollatura e stop, a costine. Ve lo faccio vedere in verde perché magari in colorato si riesce a capire meglio. Esatto, guardate quanto è carino, veramente tanto. Non è super leggero questo, però essendo comunque molto scollato, sbracciato e tutto, non tiene caldo. Da Chiabi ho trovato soltanto una cosa, ma perché sono andata il giorno dopo l'inizio dei saldi, di fretta, perché stavo studiando, e ho preso questo vestitino semplice, molto semplice, fatto così, un po' più chiuso sulla vita, dietro anche questa bella scollatura col fiocchetto. Ragazzi, questo l'ho pagato soltanto 4,50 euro, quindi non l'ho neanche provato, proprio l'ho preso e portato alla cassa direttamente, e devo dire che mi sta abbastanza bene. È molto semplice, però di questo verde è particolare, dai. Non è il solito vestitino nero che metto io. Ecco, se non voglio di vestirmi un giorno, prendo questo e sembra comunque curato il look, perché è di un colore un po'. Poi, da scarpe ho comprato una scarpa. Vabbè, qui vi dovrei raccontare tutto il casino che c'è stato dietro. Allora, ho comprato 3 scarpe, le ho portate a casa, non ce n'era una che non mi facesse male e le ho cambiate praticamente tutte, ma non tutte insieme, nel senso, ne ho comprata una, l'ho portata a casa, mi faceva male se ci camminavo 2 minuti in casa, l'ho riportata, ne ho preso un'altra, stesso discorso, ne ho preso una. Quest'anno, vi giuro, ho fatto una difficoltà a trovare delle scarpe comode sul nero. O non me ne piaceva una, perché i modelli proprio mi facevano schifo, oppure mi facevano male. Alla fine ho trovato lui, questo modellino, che è più basso del previsto, nel senso, questo per me è bassissimo, questo per me è essere raso terra, perché sapete che sono nana, quindi mi devo aiutare con un po' di tacchettino. Però il modello era troppo carino, con queste 2 fascette, le borchiette, anche tutte le borchiette qui, era molto mio stile, e quindi le ho prese anche se sono un po' più basse. Poi, sorpresa delle sorprese, sono andata sul sito di Pull&Bear e ho trovato una scarpa pazzesca a 15, ah, questa qui l'ho pagata sui 40, perché comunque in pelle, quindi ci sta come prezzo, anzi. Da Pull&Bear ho trovato un'altra scarpa nera con un po' più di tacchino, ma sempre da giorno, a 15,90 euro, quindi ho fatto subito l'ordine online. Mi sono arrivate ieri in negozio, le ho ritirate in negozio, e aspettate che... Oddio. Ce la facciamo, Carla? Eccola qui, vi giuro ragazzi, per 15,90 euro prendetela, perché è una pantofola, è veramente di un morbido che voi non avete idea. Qui super morbida, tutta super morbida, e quindi veramente super comoda se dovete camminare. Io cercavo proprio una scarpa del genere, perché quest'estate dovrò camminare. Bellissima, costava 35,90 appunto, adesso è in super sconto. Continuo con un vestitino che avevo preso qualche giorno prima dei saldi, ma ho visto che c'è ancora. È di un negozio che si chiama Urban Design, che c'è a Collegno, provincia di Torino, ed è questo qui, è super bellino, adesso è super stropicciato, però l'avete già visto su Instagram perché ho fatto delle foto con questo vestito qui. È molto scollato, però non dà troppo fastidio, e non lo so, l'abbinamento rosa viola mi piaceva da morire e quindi l'ho preso subito, mi sapeva molto di princess. Altra cosa che ho preso poco prima dei saldi, ma ho visto che c'è ancora, da un negozio di Torino che si chiama Da Vinci. Io lo adoro, questo negozio ha delle cose troppo belle, e ho preso questa salopette, sì, chiamiamola così, Vichy, quindi a quadrettini bianchi e neri, mi fa impazzire questa fantasia quest'anno. E poi la particolarità delle bretelline, no, vabbè,
adoro, con una maglietta bianca o nera sotto, ci sta da Dio. E poi è super veramente leggera, quindi super fresca, di cotone. Altra cosa molto simile l'ho presa da Calliope, è sempre una salopette però con la gonna decisamente più lunga. Allora, le bretelline sono fatte così e poi sotto scende questa gonna un po' da nonna a righe bianche e azzurre, tipo simil jeans, e scende fino giù con tutti i bottoncini sul davanti. Questo stile non avrei mai detto mi potesse piacere, eppure addosso così sembra in grembiule, tipo per servire i tavoli, però vabbè, ve lo assicuro, è carino. Lo metterò questo completo magari ad Amalfi, magari a Positano, vediamo, e vi pubblicherò le foto. Poi ho preso da OVS una cosa scontata della linea di Kylie e Kendall Jenner. È invernale questo pantalone, però stava troppo bene addosso. Mamma mia, mi viene caldo soltanto a toccarlo, perché all'interno c'è il pile. È tipo un pantalone della tuta, bianco con le impunture gialle e nere, e qui ci sono tutti i bottoncini. In più, questo io lo lascio molto aperto, come una sorta di spacco sulla gamba, e c'è tutta la scritta Kylie and Kendall. Allora, questa linea di OVS non mi ha fatto impazzire, nel senso la qualità non è un granché, però la qualità di questo pantalone invece è abbastanza buona. Questo era il 30%, l'ho pagato da 24,90 al 30%. Questa è stupenda! È una borsa che ho preso da Zizou, che è questo negozio, ah sì, ve ne ho parlato già prima, che c'è a Torino, in diversi punti vendita, però c'è anche www.zizoulafemme.com. Questa borsa è bellissima, è un po' in stile Mia Bag, argentata con queste fibbie. All'interno è fatta anche benissimo, perché è tutta rossa, ma di similpelle, tutta rossa di similpelle così, non lo so. Mi ha fatto impazzire più che altro perché appunto mi ricordava una Mia Bag come questa. Aspettate, questa è la Mia Bag mia, Mia Bag mia adorata, con le iniziali, e l'hanno fatta appunto anche con le fibbie, però vabbè, ovviamente questa è di pelle, costa sui 200 euro. Questa l'ho pagata forse 20 euro, non mi ricordo. Sì, sui 19-20 euro. Poi ho comprato due borse di Giocellini, ragazzi, due. Vi spiego perché. In pratica conosco uno showroom che vende il campionario delle borse di Giocellini e non solo. Quindi queste sono borse dell'inverno prossimo. Le vende ad un prezzaccio e di conseguenza ne ho prese due. Ho preso questa qui, rossa, fantastica ragazzi. Io le amo queste borse, con tutte queste borchiette. Poi sono veramente veramente comode. Ce ne ho tantissime altre e praticamente metto soltanto loro, fatta così. Questa è parecchio grossa, cioè è sempre la spalla tipo, però è parecchio grossa. E poi ho preso questa qui piccolina, che sfrutterò tantissimo anche quest'estate, anche per andare a ballare, perché è proprio piccola piccola, non so se riuscite a rendervi conto, con tutte le borchie. E insomma, mi piaceva tanto. Qui non ci sta molto, devo essere sincera, anche perché sono borse rigide, però vabbè, le amo, e quindi cosa devo farci? Ne ho comprate due. Sempre, oltretutto, in questo showroom vendono anche i costumi di Forgiveness. Ragazzi, adoro, sono andata e ne ho presi due, però questi sono della collezione di quest'estate, quindi nei negozi si trovano, e ho preso questo qui, che è stupendo. L'ho già messo? No, non è vero, non l'ho già messo, non vedo l'ora di metterlo, anzi, è fatto a fascia con tutte le nappine su queste fantasie bianche e nere, e il sotto è molto carino, fatto a brasiliana come piace a me, così non troppo sgambato, ecco. E questo qui, prezzo iniziale 45 euro, però l'ho pagato molto 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 di meno. E poi questo è il pezzo forte, questo è il pezzo forte, che me lo sono fatta tra l'altro aggiustare dalla sarta, perché io devo prendere una taglia grossa. Io ho preso una L per il seno, soltanto che ovviamente le bretelline mi stanno grandi perché non ho la corporatura da L, e quindi me lo sono fatto un attimo riprendere, perché è una meraviglia questo costume, cioè è pazzesco, io lo amo tantissimo, perché è super particolare, con queste rouge di jeans, le perline, anche la parte sotto è molto molto carina, però ovviamente mi sono innamorata della parte di sopra, ed è fatto così,
con anche qui tutte le rouge di jeans, e questo prezzo originale 54, però ho visto che nei negozi Forgiveness è in sconto, quindi sicuramente li trovate questi in sconto. Poi ho preso da una pagina Instagram che si chiama Glam Industry un vestito troppo bello, perché come sapete vado giù in Campania e farò una gita anche a Capri, e ho intenzione di mettere questo vestito a Capri, che è qualcosa di pazzesco, ve l'ho già fatto vedere su Instagram. Oltretutto pagina super approvata, cioè io compro tantissimo su questa pagina, si può fare o bonifico bancario o ricarica PayPal, si può pagare in tantissimi modi, e da quando ho fatto l'ordine il giorno dopo avevo il vestito a casa, cioè mi sono trovata veramente troppo troppo bene, e poi è bellissimo, cioè un modello incredibile. Quindi con questo mi sparerò tantissime foto, io ve lo dico. Un'altra cosa che ho preso è un marsupio. Sto adorando i marsupi. Ne ho uno nero preso da Stradivarius, ma ho visto che Alcott ne ha tantissimi a 9,90 in tutti i colori. Questo qui l'ho preso onestamente in un negozio cinese, ed è un po' più grosso rispetto a quelli di Alcott e di Stradivarius, perché quelli che io ho nominato prima sono così, mentre questo, vedete, è un po' più grossino, ed è di questo bel rosa cipria. Mi piacciono da morire perché sono super comodi, io li metto in vita proprio così alti, e soprattutto, non so, per i viaggi, quando fa caldo d'estate, sono super comodi e secondo me super carini. Ecco, non sono i marsupi, quelli da vecchio, anche se devo essere sincera, mi piacciono i marsupi quelli messi così davanti. Dove siamo arrivati, ragazzi? Io che dico, amo i marsupi. Però scusate una cosa, io 3 anni fa, quando c'era l'Expo, quando era l'Expo, non mi ricordo, forse 3 anni fa, avevo comprato un marsupio su eBay, tutto pieno di borchie. Tutti mi prendevano in giro per questo marsupio, perché 3 anni fa, figuratevi un marsupio, mentre io l'avevo comprato perché lo trovavo super comodo e mi piaceva da morire. Oh, tutti mi prendevano in giro, adesso tutti con questi marsupi. Mi prendete per il... Allora, sono andata al concerto di Carl Brave e Franco 126. Io sono pazza di loro, pazza, ve lo giuro, mi piacciono da morire le canzoni, eccetera. E quindi potevo non far shopping anche al concerto? E ho comprato la magliettina con scritto solo guai. Tu come stai? È un po' che non ci sentiamo, io solo guai. Meglio se non ne parliamo, ti direi dai. Prendi un aereo e partiamo, ma tanto ormai... Ma tanto ormai. Questa magliettina c'era anche con scritto Pellaria, bianca con la scritta nera. Poi c'era Che ragazzina. Che ragazzina, che bella che era. Però era rossa e non mi faceva impazzire rossa. Comunque le avrei prese tutte, 20 euro. Non costa neanche così tanto. Oh mamma mia, le cose non finiscono mai. Da Bershka, quest'anno Bershka forse mi ha un po' deluso. Ho preso questa magliettina Inaina, molto carina, 9,90 mi sembra, se non sbaglio. Molto aderente, con questa fascia arcobalenata che resta sulle spalle, cioè se la vedo così tipo sembra un vestito da bambina, in realtà mi sta. Ok che sono dimagrita, ok che ho fatto la dieta, però mamma mia, sotto vuoto qui dentro, però era molto molto carina. Ma c'era anche la M, però mi stava meglio la S, quindi meglio così. Ho comprato un jeans lungo a vita alta mom, io questi sapete che li metto tantissimo, e con il fatto che sono dimagrita non mi stanno più, ragazzi, tutti i jeans che ho, tutti i pantaloncini, anche questo, ve lo giuro ragazzi, mi è enorme, voi non avete idea. Ho tutti i pantaloni enormi che devo stringere con la cintura, però non mi piace stringere questi pantaloni con le cinture. E quindi niente, ne ho approfittato del pantalone a 12,90 e ne ho preso uno per ora, in taglia appunto 34, perché tutte le 36 che ho sono enormi. Non ce n'erano altri, altrimenti ne avrei presi anche di altri colori a questo prezzo, 12,90, è molto semplice. Semplice, forse qui lateralmente ha questa particolarità, ma nulla di che, questo lavaggio abbastanza chiaro. E poi sempre da Bershka ho preso un pantalone a palazzo che resta un po' più corto rispetto alla caviglia, ed è questo qua, molto colorato, molto rosa, a righe, che porterò sicuramente in vacanza. Mi piace anche tanto la cinturina. Dove è finita la cinturina? Qui. Insomma, così non so se rende, però addosso è molto carino, vedete, è molto ampio, sembra quasi una gonna, ecco. Ho preso ancora un telo da mare dentro questa pochette, l'ho preso tipo da Casanova e l'ho pagato pochissimo, tipo 9,90, ed è il telo da mare fatto ad anguria, quindi
ragazzi, l'allergia, e un tè rotondo di quelli super super grossi con l'anguriona, che quindi mi porterò durante le mie vacanze. E penso di aver finito qui per ora. Spero di non fare altri acquisti, perché veramente il mio portafoglio piange come sempre. Tra l'altro adesso vado a Napoli e la mia amica, che è già lì a Napoli, mi ha detto che ci sono dei negozietti pazzeschi in cui vendono tutto e niente. Ho paura, ho un attimo paura. Che devo fare? Mi devo portare una valigia in più? Amici napoletani, ditemelo se devo portarmi una valigia in più, perché io già ho paura. Vi mando un grossissimo bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Scrivetemi anche sotto nei commenti che video vorreste vedere in quest'estate, perché adesso mi do la pazza gioia. Un bacione, mua, alla prossima. Ditemi anche i vostri acquisti, perché sono molto molto curiosa. Basta, basta.